Le necropoli e i reperti del Museo Nazionale Etrusco, il Re Porsenna tra il fantomatico labirinto alla base del monumentale mausoleo costruito per ospitare il suo corpo e le verità storiche. Questo e molto altro è Chiusi, centro etrusco di primaria importanza ma meno conosciuto di altri nel panorama dell'Etruria archeologica. Il numero della rivista Archeologia Viva di novembre-dicembre cerca di fare chiarezza sul re etrusco per eccellenza e sul luogo della sua sepoltura, Chiusi in Valdichiana appunto. Dando conto anche di recenti scoperte come lo scheletro ritrovato durante gli scavi del 2016 nella necropoli di Poggio Renzo. Una sepoltura anomala che potrebbe consentire di formulare l'ipotesi di sacrifici umani. Non sappiamo bene se fu assassinato, se fu volontariamente sacrificato. Diciamo che lo studio di questo scheletro, che è ancora in corso, comunque sia ci aprirà una nuova pagina di lettura dell'antica civiltà etrusca, dove i sacrifici umani non erano previsti, almeno per quanto ci tramandano le testimonianze antiche, e dove appunto non conosciamo molto della vita quotidiana. Quindi questa tomba con questo uomo morto non si sa come ci può trasmettere un qualcosa sul loro modo di pensare, di comportarsi. Possiamo dire che Chiusi è una sorta in piccolo ma di Pompei etrusca, cioè che ha ancora molto da rivelare su questa misteriosa ancora civiltà? Sì, il problema di Chiusi è che è una città attuale che si è sviluppata sopra la città antica, però Chiusi ha le necropoli.